ringrazio il sindaco per questa... Anche io vivente abusivo. Sindaco, e per questa premessa, perché in effetti ho ritenuto che il mio contributo di questa sera all'insegna proprio di quello che diceva il sindaco dovesse essere una sorta di racconto dell'esperienza che abbiamo avuto, che ho vissuto presso i servizi sociali. Uso volontariamente il termine racconto perché mi piace molto, perché mi evoca il senso di condivisione che credo in questo momento, in questo periodo, ognuno di noi ha la voglia e nello stesso tempo il dovere di realizzare nei confronti della collettività, nei confronti della cittadinanza, di quanti sono interessati alla nostra attività, proprio perché siamo un'amministrazione che non ha voluto abbandonare il campo, siamo un'amministrazione che stava lavorando, che aveva il desiderio e la volontà di lavorare e alla quale appunto è stata staccata la luce. Per cui credo che la mia testimonianza questa sera, così come le altre, sia funzionale proprio ad accendere una piccola candela in questo buio al quale ci hanno costretti. Una piccola premessa: guardare, vivere la città con gli occhi degli amministratori è un privilegio assoluto, perché ti attiva un senso di responsabilità e di rispetto nei confronti di tutto quello che viviamo, di tutte le persone con le quali abbiamo interagito in quest'anno, che è davvero difficilmente descrivibile. Se vivere la città di amministratori è un privilegio, viverla a fianco di un sindaco di 2 anni, Nicola Magrone, è un'esperienza unica. Non glielo dite, però diciamo è proprio così, per cui... Bella durata. Bella durata. Unica anche, bella durata, ma per tante altre ragioni. L'ho capito, bella durata. E in effetti tutta l'attenzione, la cura, l'approfondimento, la responsabilità che io ho sentito nei confronti di ogni passo, di ogni provvedimento che abbiamo condiviso in giunta e appunto nei nostri vari servizi, credo che abbia sentito una forte risonanza, tanto più forte nel servizio sociale, che mi piace sempre definire come la parte più intima di una città, il luogo in cui la vita, nella sua imprevedibilità, nella sua difficoltà, nella sua anche cattiveria, se vogliamo, si manifesta. E quindi noi tutti i giorni abbiamo condiviso l'esperienza con il cuore pulsante della città, un cuore che appunto, come ho detto già in altre sedi, è un cuore provato, è un cuore deluso, che percepisce, vive l'ingiustizia, che talvolta per fortuna continua a sperare, ma è un cuore con cui non è sempre facile interagire. E quindi io credo che al di là di alcune dimensioni che riguardano il cosa abbiamo cercato di fare, sia anche importante capire il come abbiamo provato a farlo, perché credo che quello che abbiamo cercato di dare al nostro servizio sociale non erano solo attività eccetera, che vedremo, perché siamo anche incorrabbiati per il fatto di non poter portare avanti tutte le attività che stavamo seguendo con molto impegno, con dedizione, con fatica, ma è anche un'impronta che abbiamo cercato di dare, e quindi la connotazione che noi abbiamo cercato di dare all'attività del servizio sociale. Il servizio sociale può essere così considerato come un'attività in cui c'è una doppia anima. La prima anima è quella che è più o meno attesa quando si sente parlare di un servizio sociale, che è quella legata alle gestioni delle emergenze, laddove quando si parla di emergenze intendiamo un doppio tipo di problematicità, una problematicità, se vogliamo, più contingente, legata alla situazione nella quale versa appunto tutta la nazione, ma anche Modugno sappiamo aver sentito molto di tutta la situazione di crisi, per cui ci sono tutta una serie di fattori contingenti, sfratti, perdite di lavoro eccetera, che richiamano quindi un'emergenza, come dire, immediata. E poi invece ci sono delle situazioni di emergenza più strutturali, legate cioè alle difficoltà per esempio della disabilità, le problematiche legate all'invecchiamento, alla malattia, quindi sono situazioni un po' più stabili.
In ogni caso si tratta di dinamiche, di problematiche che spesso vanno ad intersecarsi e quindi a creare una sorta di effetto domino, per cui diciamo, le difficoltà non sono mai singole a dover essere affrontate, ma sono proprio delle situazioni difficili a livello globale. Quello che in primo luogo dunque abbiamo cercato di fare sia stato proprio portare un atteggiamento di accoglienza nei confronti dei cittadini e quindi di stimolare anche quella fiducia che spesso non si riscontra nei confronti dei servizi sociali. E in questo devo dire che anche il sindaco è stato molto, diciamo, ci ha dato una mano, perché spesso il sindaco anche ha rivestito i panni dell'assistente sociale. E, come voi sapete, il servizio sociale garantisce ai cittadini un ricevimento, quindi un'attività di ascolto che può essere a seconda delle situazioni. Ci sono le situazioni di primo accesso, poi ci sono le situazioni già note per cui diciamo, i nuclei familiari vengono assegnati agli assistenti sociali, e poi però c'è il ricevimento anche dell'assessore e anche del sindaco, cosa che non è così ordinaria perché non tutti i sindaci decidono di ricevere i cittadini. Il nostro sindaco dedicava il suo mercoledì mattina al ricevimento dei cittadini, e quello che sia io che lui abbiamo cercato di fare con il nostro ricevimento è innanzitutto dare al cittadino una risposta tranquillizzante e rassicurante dal punto di vista della trasparenza, perché l'immagine che talvolta il cittadino porta con sé è quella che il sindaco, l'assessore, sia una sorta di distributore di potere, di possibilità, poi siano di lavoro, siano di possibilità, non so, di accelerare pratiche, oppure non so, di dare un contributo economico più generoso rispetto ad una persona che magari non è conosciuta. Spesso vengono lì prima ancora di presentarsi, dicono: mi manda tizio, oppure io sono amico di, sono cugino di, avendo una specie di garanzia, no? Che il fatto di essere amico o cugino di qualcuno potesse essere una sorta di lascia passare o comunque di, diciamo, di facilitazione delle procedure, cosa che abbiamo davvero sempre cercato di allontanare, proprio questo tipo di atteggiamento, questo tipo di idea. Per cui, e questo devo dire che dal mio punto di vista ha funzionato come atteggiamento, nel senso che spesso i cittadini arrivavano minacciosi, alle volte no? Anche molto arrabbiati, e poi abbiamo cercato, in realtà abbiamo sempre, i cittadini andavano via rasserenati, andavano via convinti, perché poi quello che come secondo step abbiamo cercato di fare è anche quello proprio di condividere la ratio degli interventi, condividere quei regolamenti che, per quanto possano sembrare fuori luogo rispetto all'ottica, all'obiettivo di un servizio sociale, che è quello di andare incontro, no? Ascoltare le esperienze e le esigenze delle persone, comunque necessitano di essere rispettati proprio per evitare che ci sia un'arbitrarietà anche nella erogazione dei servizi e dei contributi. I cittadini con cui abbiamo avuto a che fare, ripeto, non è una passeggiata, diciamo, avere a che fare con un servizio sociale, proprio perché si tratta di quei bisogni, se vogliamo, più urgenti, che abbiamo scoperto purtroppo avere a che fare anche con i bisogni cosiddetti di sopravvivenza. C'è un noto psicologo, Maslow, che negli anni 50 ha elaborato questa piramide dei bisogni, no? Per cui ci dice che i bisogni che sono alla base di queste piramide sono quelli più urgenti, che hanno a che fare proprio con i bisogni di sopravvivenza e i bisogni di sicurezza. Salendo poi su questa piramide ci sono invece bisogni un po' più evoluti, quindi bisogni sociali, bisogni di stima, bisogni di autorealizzazione. Avere a che fare con i cittadini in un servizio sociale significa avere a che fare proprio con i bisogni di base, quelli che magari rendono anche quei più vulnerabili, ovviamente, perché stiamo parlando, ripeto, di bisogni fisiologici, di bisogni di sicurezza, bisogni legati proprio alla sopravvivenza, per cui spesso la richiesta era anche legata all'impossibilità di mangiare nel quotidiano, di pagare una bolletta, tutte le situazioni di sfratto nei confronti appunto dei quali abbiamo cercato sempre di intervenire in maniera pronta, in maniera anche sollecita. Di fronte a tutto questo poi abbiamo anche assistito a tentativi, dal mio punto di vista brutali, di strumentalizzare alcuni casi, quindi non una sola volta i social network o la stampa ha un po' utilizzato queste storie in maniera appunto strumentale. Abbiamo sempre cercato di rispondere per quanto possibile nel rispetto delle storie di cui ci stavamo occupando, proprio perché non abbiamo voluto utilizzare la stessa arma, però abbiamo cercato di sottolineare come le storie sono sempre più complesse rispetto a quello che
a quello che veniva raccontato, appunto, ripeto, strumentalmente, per cui è stato anche importante da parte nostra alle volte rispondere o comunicare nel pieno rispetto comunque delle situazioni, perché appunto in realtà gli interventi che un servizio sociale cerca di implementare sono sempre interventi olistici, interventi che guardano alle risorse disponibili anche nella rete familiare per poi eventualmente intervenire anche con contributi siano di tipo economico eccetera. Il lavoro del servizio sociale è un lavoro pertanto più delle volte silenzioso, magari non sempre evidente, sentiamo il caso della famiglia che è in difficoltà, ma non guardiamo tutte le altre situazioni nelle quali si è cercato in qualche modo di intervenire, di tamponare, di sanare, di fornire delle situazioni, appunto delle possibilità, no? Anche di così, di recupero di situazioni difficili e comunque è un lavoro che ha a che fare, diciamo, con situazioni di varie forme di emergenza, varie forme di ordinarietà e straordinarietà. La nostra ottica è stata anche finalizzata a svolgere poi delle attività più o meno reiterate nel corso degli anni, pensiamo per esempio ai progetti estivi nei confronti dei bambini o al soggiorno nei confronti degli anziani, quindi attività anche un po' più ludiche, no? Che abbiano a che fare non solo con queste situazioni di emergenza così brutali, ma anche con situazioni così di socializzazione per quanto riguarda le fasce considerate più fragili dal punto di vista delle risorse, delle disponibilità, bambini e anziani. E anche in questo caso abbiamo cercato di dare la nostra impronta, per cui per esempio nel progetto estivo per i bambini abbiamo valorizzato attività all'aperto, attività sportive, perché negli anni precedenti abbiamo riscontrato che le attività estive venivano svolte in luoghi chiusi, no? Quindi capite, da parte dei cittadini, un ufficio che probabilmente molti non sanno neanche dove sia dislocato, e questo secondo me non è un elemento casuale, un ufficio assolutamente, ripeto, di cui pochi sanno l'esistenza, ma che è un ufficio invece fondamentale, centrale, proprio per le politiche sociali. Si tratta di un ufficio, ve lo scrivo davvero in poche parole, che mette insieme le politiche sociali di diversi comuni che la regione decide di raggruppare in appunto ambiti, nei cosiddetti ambiti. Il nostro ambito è l'ambito per i 10, di cui Modugno e capofila, mette insieme, raggruppa i comuni di Modugno, Bitetto e Vitripto. Si tratta di un ufficio davvero trascurato, tanto che le prime volte che andavamo agli incontri con la regione venivamo guardati proprio come se fossimo dei marziani o comunque in una situazione di assoluta, come dire, così solidarietà nei nostri confronti, che ci trovavamo a gestire questo ufficio così disastrato, fanalino di coda praticamente della regione. E quindi abbiamo capito subito l'importanza strategica di questo ufficio. Ringrazio anche il sindaco e la giunta per aver spesso qui raccolto, no, gli sfoghi relativi alla situazione di difficoltà di questo ufficio, e per cui nel corso di quest'anno abbiamo cercato davvero di potenziare da diversi punti di vista questo ufficio. In primo luogo abbiamo cercato di garantire una certa presenza del personale, cosa davvero un ufficio che raccoglie tutti i contributi importanti anche da parte della regione, da parte dei contributi europei, che devono essere finalizzati all'implementazione di servizi, quindi è un centro nevralgico anche per quanto riguarda la programmazione e la progettazione di servizi dedicati a cittadini che versano nelle condizioni di disagio, di fragilità o a rischio di esclusione. Quindi capite bene che è un ufficio davvero centrale per quanto riguarda le programmazioni delle politiche sociali. Nonostante tutto, appunto, abbiamo cercato quindi come primo passo, dicevo, di dare appunto forza dal punto di vista del personale, per cui per la prima volta, dopo credo da quando siano stati istituiti gli ambiti, abbiamo dato una completezza, perché la regione richiede che ci siano dei profili professionali all'interno di questo ufficio, abbiamo dato appunto completezza a questi profili professionali, cercando di sanare tutta una serie di situazioni pregresse che andavano dal pagamento di fatture che non era stato appunto adempiuto per un periodo anche piuttosto lungo, fino appunto alla verifica della situazione contabile, che era perlomeno un po' disordinata, perché appunto la caratteristica di questo ufficio è stata la discontinuità,
nel senso che nelle amministrazioni precedenti non c'era stata la volontà o comunque non si era proceduto a individuare delle figure fisse per questo ufficio, e quindi il fatto che ci fossero questi continui spostamenti di personale non aveva fatto sì che l'ufficio fosse strutturato in maniera adeguata. Si tratta di un ufficio che, come vi ho detto, gestisce i rapporti anche tra tre comuni, Modugno, Bidetto e Bitritto. Nel nostro caso, io e il sindaco abbiamo dovuto davvero subire un bombardamento per i primi mesi da parte degli assessori dei comuni, che lamentavano quello che Modugno non aveva fatto nelle annualità precedenti, ripeto, cosa che veniva poi anche, tra l'altro, sottolineata dalla regione, da tutti quanti. Davvero era un ufficio che si trova in situazione molto difficile, e quindi abbiamo dovuto lottare già solo per costruire quel minimo di rapporto di fiducia anche con gli altri, con gli assessori degli altri comuni, che ci consentiva appunto di lavorare bene. Abbiamo avuto davvero difficoltà, tanto che a un certo punto, prima dell'approvazione del piano sociale di zona, di cui appunto parlerò in maniera molto sintetica, abbiamo avuto un vero e proprio blocco a livello politico nei rapporti con gli altri comuni, perché volevano quasi svuotare il comune di Modugno di quel ruolo di capofila di cui invece noi provavamo a consolidare. E quindi c'è stato un momento anche di difficoltà nell'incontro tra gli assessori, che invece è stato poi superato grazie alla percezione del lavoro e della volontà che avevamo di risollevare appunto l'ufficio di piano. E quindi si tratta di un rapporto che abbiamo costruito faticosamente, abbiamo lavorato moltissimo, quindi alla fine il rapporto anche con gli altri assessori si è stabilizzato, si è consolidato, tanto che poi siamo riusciti ad approvare degli importanti progetti che la regione probabilmente non si aspettava saremmo riusciti ad approvare, proprio per la situazione di difficoltà nella quale si trovava inizialmente. Parlo del piano di azione e coesione infanzia e anziani e del piano sociale di zona. Senza entrare nel merito, perché magari non è in questa la sede, però si tratta di progetti che individuano le linee programmatiche per praticamente per il triennio 2014-2016, che vertono sulle diverse aree di fragilità, per cui nel pacchetto infanzia abbiamo lavorato soprattutto sul nido pubblico, cercando appunto di rafforzare non solo appunto cercando di estendere il numero di bambini che può avere accesso al nido pubblico, ma anche di estendere le fasce orarie e le fasce anche i mesi, diciamo che attualmente l'asilo nido resta chiuso, e anche abbiamo valorizzato la possibilità di conciliare i tempi vita e lavoro da parte dei genitori mediante l'erogazione di buoni presso nidi privati convenzionati. Nel caso dei servizi per gli anziani abbiamo per esempio valorizzato la dimensione della domiciliarità, perché la domiciliarità è una misura molto importante che la regione sollecita e che noi abbiamo cercato di perseguire come alternativa all'istituzionalizzazione. Salvo situazioni in cui ciò sia necessario, è molto importante cercare di fornire un contributo, un aiuto nei confronti degli anziani presso la loro sede, perché ci sembra possa essere anche più un intervento, diciamo, più opportuno in particolari situazioni. Nel caso del piano sociale di zona si tratta, appunto, dicevo, di una prospettiva che riguarda diversi ambiti di fragilità, che va dalle situazioni di maltrattamento e di abuso alle situazioni di dipendenza, alla salute mentale. Si tratta di tutta una serie di ambiti di intervento. Abbiamo cercato di individuare delle priorità strategiche di intervento anche in virtù delle carenze che abbiamo accumulato dai precedenti piani, per cui la Regione ci rimproverava di non avere ancora attivato dei servizi di base, dei servizi essenziali che negli altri ambiti erano stati già attivati. È una cosa sulla quale abbiamo insistito molto, proprio per cercare di risanare tutte queste situazioni deficitarie, per poter poi partire con una progettualità maggiormente mirata, e che oggi finalmente vede anche un po' i suoi frutti. Ovviamente io continuo ad essere in contatto con l'ufficio di piano, perché davvero ci abbiamo lavorato molto e bene, credo di poter dire, e quindi adesso è partito per esempio un bando dell'assistenza domiciliare, sia solo di tipo sociale e sia di tipo integrato, per cui diciamo verrà messa insieme un'assistenza sociale e un'assistenza di tipo infermieristico, un bando al quale tenevamo molto, così come adesso si sta lavorando sul bando della PUA,
la PUA è la porta unica di accesso, e si tratta di una sorta di sportello di riferimento per quanto riguarda i cittadini. Si tratta di un elemento che abbiamo voluto fortemente in accordo con il distretto sociosanitario, che avrebbe dovuto essere pronto già il bando prima dell'estate, per quanto riguarda la nostra amministrazione. In realtà avrebbe dovuto, ripeto, già essere presente nelle annualità precedenti, e che con il distretto, che è il nostro partner, il distretto sociosanitario, l'ASL, che è il nostro partner in materia sociosanitaria, abbiamo cercato appunto di valorizzare. Poi durante l'estate non è stato emanato il bando, perché, come sapete, l'estate è il tempo di ferie e di malattie, e quindi diciamo l'ufficio è stato un pochettino deserto, e quindi diciamo adesso sta per essere avviato questo bando, e questa è una delle ragioni che devo dire ci dispiace maggiormente, perché appunto è qualcosa che abbiamo fortemente voluto, fortemente anche così ci abbiamo lavorato molto, ripeto, anche cercando di far ritrovare all'ufficio di piano quella credibilità sia interna rispetto appunto agli altri assessori che appunto compongono il coordinamento istituzionale, ma anche con la provincia, con la regione, che nel momento in cui ha aderito, ha partecipato alla conferenza dei servizi nella quale abbiamo presentato il piano sociale di zona, ha mostrato fiducia nei confronti nel nostro ambito. Per cui ci dispiace appunto mantenere adesso, come sapete, il coordinamento istituzionale, che è appunto l'organo politico dell'ufficio di piano, è composto per 2/3 da commissari e subcommissari, perché anche Bitetto ha avuto lo stesso epilogo, per cui diciamo capite bene come si tratta di una gestione politica praticamente inesistente, si tratta di una gestione sostanzialmente tecnica. Speriamo appunto eventualmente di poter riprendere anche, ripeto, tutte queste attività. Non so se sono in ritardo, però proprio una brevissima sintesi, perché quello che vorrei dire è che la parte della progettazione, della programmazione, non può essere fatta dall'oggi al domani, a meno che non si tratti di una programmazione così un po' superficiale. Credo che in un anno abbiamo avuto a malapena la possibilità di lavorare al primo step di una programmazione attenta, che è quella dell'analisi dei bisogni, cioè della conoscenza dei bisogni dei cittadini e della realtà nella quale appunto viviamo. Perché Modugno certamente risente, no, di tutte le problematiche che hanno a che fare, che sappiamo appunto essere tristemente diffuse nella realtà sociale, ma magari le sue particolarità. E per questo è stato mozzato proprio questo percorso di programmazione, che però stava prendendo delle strade che vorrei davvero sintetizzare, vi chiudo per non annoiare ulteriormente. Innanzitutto l'attivazione di particolari servizi, per esempio, come potete sapere, come potete immaginare, il problema fondamentale, che è quello che poi innesca tutta una serie di altre reazioni, è quello legato alla mancanza di lavoro. Non possiamo risolvere questo problema, però certamente abbiamo provato ad avviare diverse strade per cercare di perlomeno fornire degli strumenti di servizio ai cittadini. Il servizio civico, come sapete, è un'attività già che da diversi anni diciamo viene sul nostro territorio per quanto riguarda l'area degli anziani e dei disabili. Quando vedete i cittadini fuori per le scuole oppure negli uffici, si tratta appunto di un servizio. Si tratta di un servizio molto bello, perché consente di di erogare un contributo al cittadino, però caricandolo magari anche di un significato. Viene responsabilizzato il cittadino non solo appunto a svolgere un'attività rispetto alla quale riceve comunque una remunerazione, ma anche proprio nei confronti un servizio alla città. Per questo diciamo un'attività del tutto positiva. E stavamo cercando ovviamente di realizzare questi progetti di servizio civico anche per quanto riguarda gli adulti, proprio perché padri di famiglia, donne sole, eccetera, vivono questa situazione di mancanza di lavoro in maniera ovviamente disperata, per cui stavamo pensando anche a delle attività di servizio civico che potessero poi creare una serie di attività anche a rete. Per esempio, appunto stavo parlando con un assistente sociale in particolare di questo tipo di attività, di facilitare il servizio della distribuzione dei pasti, perché uno dei servizi erogati appunto dei servizi sociali è quello di un pasto nei confronti di coloro che per ragioni economiche oppure di mancanza anche di capacità, insomma, non riescono a pagare. Si pensava appunto di creare, no, un'attività di servizio civico in maniera tale da poter legare tutte queste attività tra loro e quindi poter creare. Quindi
diciamo, le idee c'erano e ci sono e vogliamo appunto anche attuarle, però appunto purtroppo non vediamo più perché ci è stata tolta la corrente. Poi d'altra parte, come sapete, abbiamo cercato anche di prestare attenzione al budget dei servizi sociali e ci siamo resi conto che una fetta importante del budget era dedicata al pagamento di strutture nelle quali vengono inseriti bambini o anziani, in particolare situazioni di disagio. Questa questione ovviamente è abbastanza delicata perché da una parte non si può intervenire sull'autonomia dell'assistente sociale nella presa in carico del caso e quindi diciamo, non è possibile come dire, interferire o dare indirizzi troppo rigidi da questo punto di vista. Quello che però stavamo provando a fare era di avviare percorsi alternativi, ad esempio attraverso il progetto dell'affido, che può essere una possibile strada. Il progetto affido non risolve il problema dell'inserimento dei bambini nelle strutture, però perlomeno può essere un canale accessorio, un canale appunto creare diciamo, una rete, un albo delle famiglie disponibili all'affido che riteniamo possa essere una grande soluzione. Come d'altra parte, sapete, le strutture sono molto costose. Non vogliamo entrare nel merito perché certamente ci sono delle professionalità competenti, eccetera, però è anche vero che pensando a possibilità di convenzionamento di queste strutture, magari è possibile un attimo tamponare e bloccare i costi. Quindi anche questa era una direzione nei confronti della quale stavamo andando. E un'altra strada era quella di organizzare e dare una maggiore appunto un maggiore ordine a servizi che sebbene vengano erogati da anni sono così un po' disordinati. Pensiamo al trasporto disabili. Il trasporto disabili è un servizio che il Comune di Modugno eroga anche in maniera, devo dire, abbastanza generosa, però è un po' disorganizzato, per cui spesso ci trovavamo con la difficoltà anche ad accettare, per esempio, le richieste dell'Unitalsi, no? Di spostare i ragazzi disabili appunto da Modugno a Vitecchio per qualcosa, eccetera, perché non potevamo garantire lo straordinario ai nostri autisti. Quindi si tratta di un servizio che necessitava di una riorganizzazione, anche perché l'accesso a questo servizio non era ben definito. Si tratta di un servizio che avrebbe dovuto avere da anni la compartecipazione dell'ASL, cosa che non è mai avvenuta. E quindi abbiamo cercato anche, no, di incalzare l'ASL da questo punto di vista. Adesso c'è stato il bando comunque dell'ASL, per cui come vedete ogni piccolo elemento, anche cosa che sembra funzionare bene, in realtà nasconde delle piccole insidie o comunque delle possibilità di razionalizzazione, anche di economizzazione delle risorse. Abbiamo fatto delle piccole feste con gli anziani, con i disabili, ci tengo a dirlo. L'anno precedente erano stati spesi 7.000 euro per le feste natalizie, noi abbiamo speso tipo 250 euro e non credo che abbiamo mancato di rispetto a queste persone, abbiamo magari fatto una festa meno, come dire, con meno fiocchetti, insomma, però abbiamo cercato appunto anche di economizzare le risorse, sempre nel rispetto del nostro budget che appunto, ricordo, è dedicato ai servizi sociali e appunto quindi l'attività il più possibile, insomma, di vario tipo. E altre attività erano anche, ripeto, per quanto riguarda il lavoro percepito come emergenza, l'assessore Banchino è stato anche molto pronto a cercare insieme delle soluzioni, per cui siamo anche andati a parlare con responsabili di banca etica per sapere se ci fossero delle possibilità di avviare microcredito, forme di microcredito, avete delle forme di finanziamento a fondo perduto per avviare delle attività imprenditoriali piccole e ovviamente ci consigliava comunque un monitoraggio attento, cioè tutto quello che stavamo costruendo necessitava di un po' più di tempo di studio, di un po' più di tempo di approfondimento, per cui davvero appunto percepiamo con ingiustizia il fatto che non possiamo vedere realizzate o comunque le vedremo realizzate magari diversamente appunto nel futuro queste possibilità. In ultimo appunto l'ufficio di piano, no? Quella che rappresenta forse la vera sfida, no? Della nostra realtà, non avremo modo di vedere la realizzazione, l'implementazione del piano sociale di zona al quale abbiamo lavorato anche fisicamente. Io ho lavorato anche all'impaginazione del piano sociale di zona, c'era talmente tanto coinvolgimento e partecipazione che abbiamo davvero seguito tutte le fasi dell'elaborazione e dell'approvazione.
di questo piano. E poi, scusate, l'ultimo elemento, le sedi, il sindaco ha accennato a questa questione dello spostamento degli uffici. Nella nostra idea i servizi sociali avrebbero dovuto spostarsi e finalmente andare fisicamente a ritrovare la vicinanza rispetto all'ufficio di piano, che sono appunto due servizi, come potete immaginare, così legati, interconnessi, che invece si trovano benissimo distanti tra loro, per cui anche la difficoltà di portarci reciprocamente delle carte da firmare faceva perdere ulteriormente tempo. Quindi la nostra idea era di spostare servizi sociali e ufficio di piano al piano terra degli ex alloggi carabinieri. E dopodiché avremmo liberato la struttura dei servizi sociali per accogliere gli anziani, appunto del cosiddetto centro anziani, e molto importante anche alcune associazioni. Le associazioni ci hanno chiesto spesso di avere delle sedi e ovviamente non vedevamo l'ora che ciò potesse avvenire. Con un occhio particolare all'Unitalsi, non fosse altro perché abbiamo visto in che condizioni si trova l'Unitalsi, voi sapete ci sono diversi ragazzi sulle sedie a rotelle, alcuni non riescono neanche ad accedere al bagno, quindi si tratta appunto di qualcosa che ci ha abbastanza colpito, ci ha straziato, per cui davvero c'era questa volontà di restituire anche un certo ordine, una certa anche dignità a queste associazioni. E le ragioni legate a questi spostamenti non erano solamente di natura economica o di natura funzionale, appunto legate per esempio allo spostamento, al ricongiungimento tra servizi sociali e ufficio di piano, ma anche se vogliamo per ragioni di sicurezza. Noi come servizi sociali abbiamo vissuto il periodo in cui c'è stato l'omicidio della psichiatra a Bari, e quindi diciamo questa cosa ha suscitato molto... Certo, diciamo, è stata un'esperienza molto forte. Ricordo che quel giorno gli assistenti sociali si rifiutarono di ricevere, e quindi chiamavamo il sindaco, non c'è stata questa mobilitazione perché ritenevano di non essere in condizioni di sicurezza adeguate. Anche nei confronti di questo bisogno della sicurezza dei servizi sociali siamo intervenuti in diversi modi, garantendo la presenza di protezione civile e vigilanza, vigili urbani laddove fossero disponibili i servizi sociali, e appunto con questa prospettiva poi di cambiare sede, perché nella nuova sede che abbiamo visionato c'erano comunque delle porte appunto in ogni stanza, delle porte diciamo a finestra, per cui c'era una via di fuga, cosa che attualmente non è disponibile. E, quindi più o meno, scusate, forse mi sono dilungata un po', sono stata anche un po' disordinata, perché come vedete sono tematiche che si intrecciano, si intersecano in maniera molto forte, però vorrei chiudere più o meno con questa luce, no? Visto che abbiamo utilizzato questa metafora stasera, che per quanto la corrente ce l'abbiamo tolta, in realtà noi ci abbiamo ancora tanta luce da dare, per cui...